segretario per diversi anni e lui ha avuto un ruolo molto importante al Ministero degli Esteri e lo ricordiamo molto lì per le iniziative che ha avuto, soprattutto nel campo, come dicevi tu Stefania, prima della cultura. Perché l'idea, cioè l'Italia come no, potenza culturale, perché si può dire, tra di noi possiamo dirlo, è una carta che insomma il sottosegretario Baccini ha sempre in qualche modo saputo utilizzare più di altri, anche come responsabile di tutto quello che era la nostra promozione culturale all'estero che noi facciamo attraverso i nostri istituti di cultura. Quindi benvenga, ecco, questa attenzione rinnovata e che non sia mai staccata dall'idea dell'interesse nazionale, cioè che l'interesse nazionale poi è quello delle nostre imprese, è quello che dà lavoro a tanti italiani e la cultura sicuramente fa parte della nostra ricchezza. Ciò detto, ridivento autore e rispondo alla tua domanda. Cos'è Doromiso? Intanto il titolo. Il titolo, io mi ricordo che con Antonio Franchini, che fu la persona che adesso non è più a Mondadori, ma era a Mondadori e quando abbiamo cominciato a parlare di questo libro, con lui discutevamo, ma che facciamo, gli diamo un nome così incomprensibile? Sì, in fondo noi in Italia conosciamo tutti Rashomon, voglio dire, noi l'abbiamo visto tutti probabilmente, abbiamo visto di Kurosawa, Kagemusha, insomma, noi anche perché forse l'italiano non è così diverso dal giapponese come pronuncia proprio delle sillabe, era un nome che secondo noi poteva funzionare, in effetti funziona, però Doromizu non è solo appunto un suono musicale, perché in realtà significa, e c'è scritto sotto, acqua torbida. Acqua torbida in Giappone ha un significato, Doromizu ha un significato che va oltre quello dell'acqua fangosa, eccetera, come potrebbe essere, perché il Doromizu Kaigyo, diversamente da quello che è invece il Mizu Shobai, c'è sempre il Mizu come vedete, il mezzo, Mizu significa acqua. Il mercato dell'acqua in Giappone è il mercato del nulla, cioè che cos'è? L'intrattenimento, perché non si vende niente, cioè non c'è nulla, uno se ne va alle tasche vuote e non gli rimane nulla, insomma. Quindi questo è il concetto del Mizu Shobai, cioè